accendi la luce del tuo faro. Possiamo pensare a una qualsiasi attività di business, come immaginatelo come la tua attività, come un sistema, no? Un sistema di persone, tu, i tuoi collaboratori, i tuoi clienti, ecco, persone interconnesse tra loro, cioè che cosa viene? Persone che entrano in sinergia, no? Che questa sinergia in qualche modo viene alimentata dall'energia, dallo scopo, quindi dall'impegno che ciascuna persona possiede e mette nell'attività di business. Ognuno è parte di un disegno unico che è la vostra attività di business. Immaginato come se fosse un elemento di una scenografia in cui sei tu che lo scenografo e il regista di quello che vuoi far accadere. Immagina come se fosse il mattone di una casa, no? Il capitolo di un libro, cioè ogni cosa è interconnessa con il tutt'uno. E ciascun ruolo di ogni persona è importante il tuo ruolo, è importante quello del tuo collaboratore, ma è importante il ruolo anche del cliente, come viene percepito, come viene costruito, come viene identificato. Ciascun ruolo, come dicevo, è importante, fondamentale, per se stesso perché vive un'esperienza, ma anche per gli altri, per come si interconnette con il sistema che hai appena creato. A volte, tuttavia, che cosa succede? Che molte persone perdono energia, perdono la bussola, perché non tutti i giorni sono uguali, perché non tutti i momenti nella nostra vita sono idilliaci. E molto spesso le persone non sanno dove andare, non sanno come fare. È come se si perdesse un po' la visione, no? La visione d'insieme, la direzione. Risultato è qual è? Ritrovarsi nel buio di non sapere cosa fare, nel buio di un mare in tempesta dato da un mercato che è sempre più turbolento, sempre più incerto, sempre più in cui richiede un alzare l'asticella della professionalità. Allora i momenti difficili del mercato li possiamo avere tutti, tutti quanti noi. Ognuno di noi, compreso me, compreso te, compresi tutti, sono alla prova del mercato e fare l'imprenditore esattamente richiede questo. Allora, il fatto che tu hai scelto di fare imprenditore è come tale, devi saper accettare, devi saper imparare per come in qualche modo accendere la luce del tuo faro per tracciare nuove direzioni, nuova luce, nuove energie, per dare sempre a chi ti sta intorno, a questo sistema, no, di cui abbiamo parlato prima, una nuova speranza, come abbiamo parlato in un altro video, di come nella direzione in cui vuoi andare, comandarci. Spetta a te. È tua responsabilità, non è responsabilità di qualcun altro. Le difficoltà nel mercato ci sono e ci saranno sempre, sarà sempre così. E nel momento in cui è stato tutto facile, era facile fare l'imprenditore, ma fare l'imprenditore è proprio colui che sa tirare fuori le castagne nel momento in cui, prima che si brucino, sa veramente tirare fuori, tra virgolette, il meglio nel momento in cui le cose si fanno più complesse. Allora spetta a te la responsabilità di tutto ciò che ti sto dicendo, spetta a te ed è tutto ciò che vogliono i tuoi collaboratori, è tutto ciò che vogliono i tuoi clienti. Molto spesso le persone non si rendono conto che è lì che molto spesso un cliente misura il suo fornitore. Allora, devo ammettere una cosa, che fare imprenditore è sicuramente tutt'altro di uno dei lavori, come dire, più facili del mondo, però sicuramente è uno dei lavori più belli al mondo. E nell'immaginario collettivo si pensa solo ai benefici, no? Che in qualche modo il lavoro dell'imprenditore si ottiene quando fai un lavoro indipendente, perché diventi padrone della tua vita, diventi padrone di quello che in qualche modo diventa il vedere un sogno che hai sempre avuto nella testa realizzarsi. Ma devo ammettere anche che fare l'imprenditore a volte è dura, lo mostrano anche le ultime statistiche, guardate quello che sta accadendo e quello che sta accadendo intorno a noi e quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi rispetto a questo che è stato il momento che stiamo vivendo in questo momento. Sicuramente una cosa bella, e non è un ruolo facile, non è un ruolo semplice, ma è un ruolo dove puoi dimostrare veramente di che pasta sei fatta, che di pasta sei fatto. Spesso mi capita di parlare con molti imprenditori, molte persone che hanno scelto di fare imprenditori, magari per motivi sbagliati, perché ci sono ritrovati, ma non hanno l'anima dell'imprenditore, allora devono lasciare perdere, perché non hanno in qualche modo
L'idea che cosa significa la totale autonomia, che da una parte sembra una cosa meravigliosa, ma dall'altra parte può essere un'agonia per chi non sa gestire bene il proprio tempo, la propria organizzazione. Di questo ti parlerò a Rilancio del tuo business oggi. La libertà di organizzarsi può essere una condanna, la libertà, il controllo delle scelte, se non sai come farlo, il prendere decisioni nel momento giusto, se non sai come farlo, può essere veramente una condanna. Allora, la vita di un imprenditore è dura. A volte sì, ma è lì che veramente tu ti misuri, ma misuri che cosa? Di che passo sei fatto, ma soprattutto misuri come puoi veramente ogni giorno ottenere il massimo da te stessa o da te stesso. È come misurarsi, è come sfidarsi, una sfida continua con se stessi, la vita dell'imprenditore. Se scegli di diventare un imprenditore per i motivi sbagliati, no? Perché cerchi l'autonomia, cerchi la libertà di muoverti, te ne ho parlato in un altro video, il concetto di libertà. Beh, e non sai che prezzo che c'è da pagare. Beh, è meglio che ci pensi bene, è meglio che in qualche modo non fai questa scelta. In realtà un imprenditore non ha veri orari. Ok? Anche se poi, se verrai nella nostra accademia, ti parlerò di come sia importante darsi degli orari. Anzi, non ha orari per niente, c'è il momento in cui puoi lavorare di più, c'è il momento in cui puoi lavorare di meno, ma se tu saggiamente sai veramente disegnare una luce nel buio, molto spesso in cui si entra nel mondo del business, beh, puoi diventare veramente una persona che può diventare un punto di riferimento. Allora, prova a scrivere, no, nella tua mente, nell'ultimo mese, quante ore ho dedicato al mio lavoro. Beh, se sei sotto le 10-11 ore al giorno, probabilmente non stai facendo il vero imprenditore. Beh, probabilmente stai facendo un professionista che sta lavorando, ma l'imprenditore, quello che si occupa e preoccupa della propria organizzazione, è quello che sta un'ora prima, è quello che sta un'ora dopo, è quello che in qualche modo sta sopra il business piuttosto che stare dentro. Allora, se vuoi lanciarti nella dura vita, ma anche meravigliosa vita dell'imprenditore, beh, solo perché magari vuoi fare il grande capo, ti invito ancora veramente a riflettere su questa scelta, perché ci sono tanti altri lavori che possono farti fare il grande capo. Ma la differenza del vero imprenditore è che si deve confrontare, a prescindere da quante ore, poi ti parlerò che si può lavorare meno e ottenere molto di più. Ok? E non vorrei mandarti un messaggio che l'imprenditore deve fare per forza 18 ore al giorno. No, non è così il messaggio. Un vero imprenditore si deve confrontare, ecco, si deve confrontare tutti i giorni col suo mercato. Dovrà masticare di economia, dovrà sapere, capire meglio la propria clientela, deve capire bene la psicologia e il modo per poter motivare, guidare e sostenere i propri collaboratori. In pratica deve essere un ottimo stratega, deve essere una persona, deve avere il dono, che se non ce l'ha innato lo deve sviluppare, lo deve far crescere proprio qualcosa perché, e ti spiegherò perché dono, ok? Il dono da leader, cioè il leader significa scelta. Non significa, non si diventa leader perché qualcuno in qualche modo mi ci ha messo, no, scegli di diventare leader. Ecco perché una persona molto spesso che ha tanto potenziale poi non riesce a esprimere questo potenziale, perché arrivato a un certo punto non scegli di diventare leader. Allora, il leader è quello che analizza bene i momenti, sa lavorare con i collaboratori, sa spronare le persone, sa stimolare, sa incazzarsi nel momento giusto. Beh, se hai queste qualità, se vuoi sviluppare, se no, queste qualità, allora puoi pensare di entrare nel gotha, nel gruppo dell'imprenditoria, degli imprenditori italiani, di quei professionisti, di quei leader che sanno guidare in qualunque business un gruppo nutrito di collaboratori, di clienti, verso che cosa? Verso un porto sicuro, che oggi quello che cercano i clienti è sicurezza, quello che cercano i collaboratori è sicurezza di stare in un'organizzazione in cui, a prescindere dalla parte economica, mi sento a casa. Quindi lo scopo di questo video non è togliere entusiasmo a chi vuole fare l'imprenditore, a chi vuole intraprendere in qualche modo questa scelta nella propria vita. Io voglio assolutamente dirti che è veramente figo fare l'imprenditore, è veramente qualcosa che ti dà la possibilità di poter veramente avere padronanza della tua vita, padronanza di quello che sono proprio come dire, i rapporti, il stare in sintonia con il
con lo scopo per cui sei nato. Quando tu riesci a entrare in questa logica, ti rendi conto che la sicurezza, l'insicurezza diventa la cosa che amerai, perché diventa la sfida continua, diventa l'energia continua che ti fa andare un passo in più. Allora, lo scopo di questo video è evidenziare che ci sono cinque punti chiave che personalmente reputo essenziali, che ciascun imprenditore, professionista, leader deve saper apprendere per diventare un faro, per la propria organizzazione. Quando accendi la luce in queste cinque cose, beh, tutto diventa molto più facile. Quando accendi questa luce in queste cinque cose, beh, tutto intorno a te ti si comincia a illuminare di una luce completamente diversa. La prima cosa sul quale devi saper veramente diventare un faro è il rapporto paura-coraggio. Rapporto paura-coraggio perché sembrano due facce della stessa medaglia, ma in realtà non lo sono. La paura, il timore, il problema che le cose non possono andare nel verso giusto, ti accompagneranno sempre nella tua vita. Bada bene, non è un problema di essere o non essere imprenditori. Nel momento in cui tu presti attenzione alle cose, ai timori, inevitabilmente tutto intorno a te, il tuo focus sarà: oddio, che potrà succedere. Ma quando in qualche modo le accetterai come inconvenienti, barra come parte della tua vita, perché possono aiutarti anche a prevedere maggiormente le cose, ma fanno parte della tua vita. Ma se il tuo tempo, la tua energia non sta più sul timore, ma sta sul coraggio di affrontare le cose che non sai, il coraggio di affrontare le cose che ti mettono timore, beh, attento allora, perché se la paura, in qualche modo il timore che ti prende il sopravvento, potresti essere il primo a bloccarti, potresti essere il primo ad avere timori, ad avere titubanze, ad avere perplessità su quello che ti capita intorno. Allora, questo primo passo è fondamentale per diventare un faro nella propria organizzazione, perché i tuoi collaboratori, perché i tuoi clienti vogliono qualcuno che dia coraggio, vogliono energia da te, vogliono una luce, una speranza, vogliono una direzione. Questo ti renderà da una parte libero nel momento in cui sceglierai di abbracciare, tra virgolette, il coraggio, che non è l'altra parte della medaglia della paura, ma è il saper affrontare la paura. Qualunque timore ti capiti, a piccole dosi, più è grande il timore, più lo faccio a piccole dosi, e più questo ti libererà nel tuo lavoro energia, ma soprattutto libererà energia nella tua vita. Allora, i timori si manifestano in tante cose: indecisioni, dubbi, preoccupazioni, ci possono essere mancanza, per molte la mancanza di ambizione, altro non è che il timore di non farcela. Allora è meglio non essere ambiziosi quando in realtà la loro indole vorrebbe che lo fossero. Okay? Se provi di uno di questi, in qualche modo, sintomi, se provi qualcosa del genere, beh, fermati, riflettici. Come posso fare in modo di affrontarli? Come posso farmi aiutare per affrontare? Chi mi può dire? Dai, più delle volte il problema del timore è dato solo da una cosa, è dato da non conoscere che cosa può risolvere. Allora tutto diventa un problema, ma la parola, il significato della parola problema, sai qual è? La non informazione, perché se tu avessi quell'informazione, quella cosa non sarebbe un problema. Allora, quando ci sono dei timori, il più delle volte non è un problema reale, è che tu non hai le informazioni per risolvere. Ma se avessi quelle informazioni, se avessi delle strategie, se avessi qualcuno che ti accompagna, qualcuno che ti guida, beh, sicuramente inizieresti a manifestare maggiori forme di coraggio, maggiore propensione a rischiare, a metterci il cosiddetto ciapette, cioè a fare azione. Allora, tutti quanti noi abbiamo paura di qualcosa, è inevitabile, fa parte del nostro DNA, la paura di cadere, del vuoto e la paura dei rumori, in qualche modo, forti, sono le due paure ataviche per le quali nasce un bambino. Ma tutti gli altri timori sono stati istillati da chi ti ha allevato, dai tuoi genitori, i tuoi figli, i tuoi fratelli, i tuoi zii, i tuoi nonni, istillati da chi ti ha detto questo sì, questo no. E tu ci hai creduto. Allora inizia a prendere il coraggio e a dire: beh, cosa posso fare per diventare imprenditore? Come posso fare per fare in modo che questo timore a piccole dosi lo possa superare? Ogni piccolo passo, spezzettalo in piccoli passi più piccoli per poter far superarli. Quando li supererai, questo diventerà, come dire, una luce, un faro che ti darà direzione. Ma allora, se faccio questo e se sono riuscito, posso fare anche questo.
più ti allenerai in questa luce, in questa direzione, e più in qualche modo farai la differenza. Ma immagina quando le persone lo vedranno in te, immagina da imprenditore come quando i collaboratori li allenerai a fare la stessa cosa. Allora non combattere la paura, non aver paura della paura, ma impara a conoscere questa paura, tenerla sotto controllo e fai in modo di affrontarla con piccole dosi di azione che ti porteranno veramente nella direzione giusta. Quando lo fai e lo fai come faro, cioè come punto di riferimento per i tuoi, non solo accendi una luce nella tua vita, ma accendi la luce della speranza in tutte le persone che ti sono intorno a te. La seconda cosa è il controllo e la delega. Io conosco tanti imprenditori che sono malati del controllo. Va bene? Vogliono fare tutto da soli, solo loro sanno fare alcune cose, nessuno è migliore di loro. Beh, io penso che se questo è il tuo problema, se sei un leader, se sei una leader, se hai un gruppo di collaboratori, se hai un gruppo di un team in un network marketing, beh, è una brutta malattia. Fermati. Stai buona, stai buono, ok? Posso darti un consiglio? Beh, te ne do poi, io ne do pochi di consigli. Beh, da soli non si va da nessuna parte. Il team vince sempre e comunque su qualunque problema organizzativo, su qualunque problema di un cliente. Se sei un team, puoi aiutare un cliente in maniera migliore. Se sei da solo, tu, il tuttologo, non arriva da nessuna parte. Personalmente preferisco di essere una pedina in qualcosa di grande. Preferisco essere un faro che dà direzione, ma in un gruppo di collaboratori che contano come me, contano uno come me, io perché non sono nessuno. Allora la forza di un imprenditore è nel delegare, è nel avere intorno a te persone, collaboratori, clienti che in qualche modo sono allo tuo stesso pari e per collaboratori a quale delegare come fare e come sviluppare la tua attività. Se sei un network marketing devi saper crescere, delegare le prime due linee, non sotto, le prime due linee nel quale puoi far fare la differenza. Come? Delegando, essendo faro, vuol dire di quello che vuoi che in qualche modo tu hai ottenuto, come loro possono ottenerlo e quindi come vuoi che loro facciano le stesse cose che in qualche modo hai fatto anche tu. La terza cosa importante è la debolezza contro la perseveranza. Precisiamo, per essere, quando parlo di debole, non ti parlo di persona perdente, va bene? Ma se vuoi sfondare come imprenditore, se vuoi essere un faro, una luce nei confronti dei tuoi collaboratori, dei tuoi clienti, devi essere perseverante, che significa come la goccia cinese, come colui che in qualche modo ogni momento non fa un passo indietro, ma fa un passo avanti. Ogni momento può essere tacciato perché magari è maniaco del suo lavoro, può essere, ma quella caparbietà, quella in qualche modo forza d'animo nel mettere in cui il lavoro, che mette nel lavoro fa la differenza. Allora, durante il tuo percorso ti capiterà di dover avere delle piccole sconfitte, vivere dei problemi, vivere delle difficoltà, vivere delle cose che in qualche modo faranno parte della tua vita e che dovrai imparare a superare, perché sono ostacoli, perché la vita è così, perché è fatta di up and down, ok? Il fallimento è parte del successo. Il fallimento non è una parola brutta come viene dipinta da tanti miei colleghi o da tante persone, è parte della vita, è una parte nel quale a volte bisogna passare per poter arrivare dall'altra parte dove c'è quello che veramente vuoi ottenere. Allora qualche volta potrai vincere, qualche volta potrai in qualche modo pareggiare, qualche volta potrai perdere. Non è importante se hai perso una battaglia, l'importante è che tu vinca la guerra. Allora, se vuoi vincere la guerra, devi diventare un faro nei confronti dei tuoi collaboratori per fare una cosa. La cosa è, sii perseverante, siamo perseveranti, siamo caparbi, diventiamo caparbi in che cosa? In tutto quello che va fatto costantemente ogni giorno. Perché se lo alleni ogni giorno, inevitabilmente la debolezza si trasformerà in forza distruttiva, in un impatto sulle cose. Le ore e ore di esperienza fanno la differenza rispetto alle mediocrità. E il quarto passo proprio ti parla di questo, di come la mediocrità si combatte con la conoscenza. Se sei e vuoi diventare un imprenditore che vuole diventare faro della sua organizzazione, dei suoi clienti, beh, investi, va bene? Al meglio i tuoi soldi su che cosa? Sulla tua conoscenza.
Non puoi essere ciò che non sei. Non puoi fare, mettere in pratica se non sai, e non puoi essere ciò che non sai e non sai mettere in pratica. So che non è semplice, so che in qualche modo significa capire dove investire i tuoi soldi, so che in qualche modo probabilmente avrai sentito tante persone che ti diranno: ah, devi comprare, devi fare formazione, devi formarti, chi non si ferma si forchi, chi non si forma si ferma, bla bla bla. Io ti posso dire una cosa, che io credo che non ho smesso di fare i conti perché ho tolto tanti soldi alla mia famiglia per gli investimenti che abbiamo fatto per la nostra conoscenza, per la mia conoscenza, per l'organizzazione. Ma il primo passo che ogni imprenditore deve saper fare è investire in se stessi. E sfuggi da quelli che ti dicono: no, vieni in questo business perché qui è investimento zero. No, perché anche se sei in un business dove l'investimento, tra virgolette, è zero in termini di organizzazione, quindi non devi comprare computer, non devi comprare, non devi avere l'ufficio, non devi avere collaboratori perché magari inizi da solo, l'investimento che devi fare su di te. E mediamente ci vogliono 2 anni di investimento per diventare un imprenditore barra con la I maiuscola. Questo poi ti ripagherà nel lavoro, ti ripagherà perché tutta la tua formazione, l'aggiornamento costante che farai deve essere da una parte alimentato da una fame, la fame di crescere, e questa deve essere roba tua, ma dall'altra parte diventerà il capitale che metterai a disposizione della tua organizzazione per i tuoi collaboratori che poi diventeranno una forza preponderante sul mercato. Se non sei il primo tu a fare da faro negli investimenti, se non sei il primo tu a fare da faro e a distribuire la tua conoscenza nei confronti della tua organizzazione, diventa veramente molto molto difficile. Allora ricorda, l'azienda sei tu, l'organizzazione sei tu, è da te che parte tutto questo. Le persone parleranno con te, i tuoi collaboratori parleranno con te, i clienti vorranno sapere chi sei tu, ma soprattutto vorranno sapere qual è la tua filosofia, che cosa fai di diverso rispetto agli altri. E non è la tua ragione sociale, non è perché abbiamo un SRL, Leadership Lab. Leadership Lab è un'entità astratta, fa le fatture, ma le persone seguono te, seguono me, seguiranno sempre i tuoi collaboratori. Se sanno qualcosa di diverso rispetto agli altri, se hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri, se veramente hanno la volontà di dare sempre qualcosa, un passo in più rispetto agli altri. Allora, questo è ciò che ti serve per poter fare la differenza oggi, per diventare un imprenditore. Questo è quello che significa per me diventare un faro. Un faro, quando accendi questa luce e porti le persone a focalizzarsi su queste cose, beh, diventa tutto molto più semplice. Ultimo, importante. Quanto tutto è la pianificazione. Pianificare che cosa? L'esperienza. Perché oggi il business è fatto di esperienze. Oggi i clienti comprano l'esperienza e l'esperienza è qualcosa che si può costruire e pianificare. Allora, se non è un'organizzazione, magari lo può fare per te. Ma se è un'organizzazione, beh, investi su come pianificare bene, su come pianificarti bene e su come i tuoi collaboratori, i tuoi clienti possono attingere a questa pianificazione. Tu sei nato, tu sei nata per lavorare in un team, ricordatelo, da soli non si va da nessuna parte. Allora, l'identikit di questo faro, di questo imprenditore che vuole accendere la sua luce, non esiste in maniera perfetta. Tutto quello che ti ho detto è fatto di mille sfaccettature, di mille cose da apprendere e da portare avanti. Nessuno ti potrà dire se sei adatto o no. Questo video è nato proprio per farti capire meglio quali sono le caratteristiche in cui dovresti accendere una luce. Io è una luce, è un punto di riferimento per te, perché quando l'accendi, beh, può essere di riferimento per tantissime tante altre persone. E di questo ti auguro veramente di fare la differenza. Ciao.